Allora ragazzi, avete visto che bel posto che ho trovato? Sì, Wolf, una vacanza tranquilla, tutti insieme ci stava proprio. Sì, sì, rilassiamoci per prepararci al meglio per la prossima stagione. Ci sarà davvero da divertirsi. Tante nuove serie, molto divertenti quanto impegnative. Confermo, fratello. Senti Fabia, che dici di andare a bere qualcosa di fresco? Tutto sto sole, mi sta seccando. Buona idea. Barbonazzi, venite, andiamo a bere qualcosa. Madonna santa, non sto capendo più un cazzo. Tutta sta figa, cioè scusate, volevo dire sta birra, mi sta dando la testa. Dai Fabiano, divertiamoci, quando ci ricapitano ste fighe? Questo lo so, ma ti ricordo che a casa abbiamo delle barbonazze che ci aspettano. Ma dai Fabiano, non preoccuparti, non lo verranno mai a sapere. Lo spero vivamente, Wolf. Senti Wolf, ma alla fine l'hai pubblicato il settimo episodio del restauro. Porca puttana Fabia, me ne sono dimenticato. Vieni a darmi una mano? Col cazzo. Ricordi l'ultima volta? Mi avevate promesso che mi avreste aiutato. Maledetti barbonazzi. Salve a tutti, ragazzi. Allora come state? Come potete ben vedere, qui siamo in ritardo. Ma procediamo con il video. Oggi parleremo della fasatura di accensione di un motore d'epoca a due tempi. Vi ricordo che l'argomento è abbastanza complesso, pertanto ascoltatemi bene. Innanzitutto, con la fasatura d'accensione o anticipo d'accensione, si intende l'angolo d'anticipo o millimetri di spostamento del pistone rispetto al punto morto ed è il momento in cui l'impianto d'accensione fa scoccare la scintilla alla candela. L'accensione avviene in anticipo perché la combustione della benzina è piuttosto lenta e quindi per avere la giusta pressione dopo il punto morto superiore, in modo tale da garantire la massima spinta, si ricorre appunto ad un anticipo di accensione. Tuttavia esistono tre tipi di fasature. La fasatura fissa, la fasatura variabile e la fasatura variabile 3D. Nelle prime, l'angolo è fisso e quindi costante a tutti i regimi. Questo tipo di fasatura si ottiene con le accensioni a puntine, magnetico o con le centraline fisse. Nelle seconde, l'angolo è variabile e quindi cambia a tutti i regimi. Questo tipo di fasatura si ottiene con le centraline a fasatura variabile, con questo tipo di fasatura si fa in modo da avere una combustione ottimale a tutti i regimi. Il terzo tipo di fasatura, oltre a variare a seconda del regime del motore, varia anche a seconda del carico del motore, permettendo di migliorare ulteriormente la sua risposta. La fasatura si può regolare in modo che la scintilla avvenga più in anticipo o in ritardo rispetto alle impostazioni iniziali, operando in vari modi. Il metodo che noi andremo ad usare è quello per le accensioni meccaniche, ovvero a puntine. Gli attrezzi che ci serviranno sono uno spessimetro, il buon cacciavite e una strisciolina di carta. Come potete vedere, sul manuale del Minarelli D1 è scritto che bisogna controllare le puntine platinate, o meglio l'apertura di quest'ultime, ogni 2-3.000 km. Vi ricordo che le puntine platinate sono queste due che vi indico nel video. Vi ricordo ancora che queste ultime in ogni restauro è sempre consigliabile sostituirle, insieme anche al condensatore e a tutte le viti che, come nel mio caso, sono molto rovinate.
ma procediamo a registrare l'apertura. Prima di tutto montate il volano, senza fissarlo saldamente, visto che lo rimuoveremo molte volte. Ora, se guardate attentamente sul carter, è presente un riferimento. Non solo, sul volano sono presenti anche due linee. Allineando la prima, che io sto contrassegnando con una T, abbiamo posizionato il pistone nel punto morto superiore. Allineando la seconda invece, contrassegnata con una F, abbiamo la posizione di anticipo rispetto al punto morto superiore. Quindi ricapitolando, la F indica il momento in cui deve scoccare la nostra scintilla. Di solito, su ogni motore, è presente almeno una delle due linee, che solitamente corrisponde all'anticipo. Ora se notate bene, quando posizionate il riferimento sulla F, le puntine saranno completamente chiuse. Infatti quando si chiudono, fanno passare la corrente. Molto simile al funzionamento di un interruttore. Per registrarle non dovete far altro che girare il volano e vedere quando le puntine sono completamente aperte. Successivamente basta prendere le lamelle di uno spessimetro, che nel mio caso devono essere di 0,35 e 0,40 mm, infilarle tra le puntine e controllare se l'apertura è compresa tra questi valori. Se così non fosse, bisognerà svitare la vite che fissa il tutto e agire sulla vite piccola presente accanto. Quest'ultima è chiamata ad eccentrico e permette di registrare l'apertura. Logicamente, ora vedete l'operazione fatta senza volano, per motivi tecnici, ma vi ricordo che tutto va fatto a volano montato. Ora invece, procediamo a mettere il tutto in fase. Quindi, una volta rimontato il volano, prendete la strisciolina di carta e inseritela tra le puntine. Successivamente girate il volano e iniziate a controllare se la chiusura delle puntine inizia ad avvenire quando la linea F è in corrispondenza col riferimento sul carter. Se ciò non avviene, togliete il volano, svitate le viti che tengono lo statore e spostatelo a destra o a sinistra fino a raggiungere la posizione desiderata. Armatevi di molta pazienza perché a volte potrebbe essere un'operazione un po' pallosa. Ma non preoccupatevi, se lavorate bene ne uscirete tutti vivi. Ora con permesso, devo scappare a ritrovare quei barbonazzi. Ciao a tutti e alla prossima! Provati! Beh, ci avrei messo la mano sul fuoco, li conosco troppo bene. Era più che ovvio che stessero qui.